L'Accademia di Belle Arti di Venezia, tutta l'istituzione, non solo io, il collega vice direttore Sileno Salvagnini, il presidente Lucino Rossi, il Senato Accademico, la consulta degli studenti. Siamo stati entusiasti di partecipare a un progetto che per noi è rilevante soprattutto sul piano simbolico, perché ci consente di ribadire come nella formazione dei nostri giovani artisti occorre nel contemporaneo avere una visione d'insieme delle rapide trasformazioni dell'umanità, dell'ambiente. La funzione degli artisti è quella di aiutare a comprendere queste trasformazioni e per la loro formazione avere un momento di collaborazione con questa realtà così intensamente simbolica è stata per noi una grande opportunità di cui ringraziamo Vincent Wang, il governo di Tuau e anche la direzione della Biennale con la quale ci siamo subito intesi. L'Accademia di Venezia ha un'antica, solidissima tradizione di collaborazione con la Biennale. Con l'organizzazione della Biennale ci siamo subito intesi che questa opportunità di accostare l'Accademia di Belle Arti di Venezia, Venezia come luogo di formazione di giovani artisti, a un padiglione di un piccolo stato per la prima volta alla Biennale di Venezia, ma che porta, oltre la vitalità di una ricerca artistica così ricca, il segno di come oggi dobbiamo tutti pensare al nostro futuro, e il futuro riguarda soprattutto i giovani artisti. In più, ne parlavamo con il professore Salvagnini, il legame tra Venezia, che è un arcipelago di piccole isole che nella storia è diventato un riferimento culturale per il mondo occidentale, per tutta la storia dell'arte, con questo straordinario ambiente ancora selvaggio e puro che stiamo tutti minacciando con uno sviluppo non sostenibile per la nostra civiltà, ci consente di avere una riflessione davvero profonda. Noi siamo davvero entusiasti di questa collaborazione. Naturalmente, oltre alla possibilità di offrire per momenti di riflessione ai nostri giovani artisti e alla città e a tutte le istituzioni con cui collaboriamo, l'opera di Vincent Wang ci consente anche di entrare nel merito a problematiche che riguardano direttamente la città di Venezia. Venezia, da un'altra prospettiva, nasce proprio come sviluppo di un rapporto particolare con le maree che la natura condiziona, ci pone come condizione con cui riferire tutta la vita della nostra città. Questo anche a Venezia ci ha condizionato rispetto a come il nostro futuro è minacciato. In più, il modo con cui elabora i simboli della natura, il modo con cui combina l'artista Vincent Wang anche con elementi simbolici della cultura orientale che assumono una valenza universale, ci hanno convinto, anche discutendo, è stato un dialogo molto proficuo con Wang, con Vincent, che la laguna fosse un luogo che potesse portare ancora di più un valore universale a questo linguaggio. Forte Marghera, con la sua valenza storica di luogo che nasce anche come fortezza napoleonica, in cui ci si propone una riflessione sulla storia e sul modo con cui l'acqua condiziona la nostra vita.
l'intensità di queste rappresentazioni al limite fra la tradizione, il valore della materia, la rappresentazione attraverso i nuovi materiali, insomma tanti elementi di ricchezza che ci consentono di avere altrettanti agganci su tutti i linguaggi contemporanei, ma anche su contenuti che riguardano proprio le riflessioni che noi a Venezia costantemente dobbiamo affrontare.